Primo maggio, una festa per riflettere per la CGIL di Chieti, che ha organizzato a Fossa Cesia una tavola rotonda con sindaci ed associazioni del territorio per rilanciare la buona occupazione, quella che vuole contrastare il precariato, il lavoro nero, l'illegalità in genere. Franco Spina, segretario generale CGIL Chieti, si è soffermato sulla tutela e la salute dei lavoratori, il rispetto dei contratti, soprattutto quelli relativi ai bandi pubblici, ed ha espresso preoccupazione per l'autonomia differenziata. Il tema è il lavoro precario, il lavoro che ovviamente ha necessità soprattutto di rivolgersi ai giovani, ma soprattutto anche come in che modo con le istituzioni, con le parti datoriali e con le parti sindacali riusciamo a trovare un momento di sintesi per un futuro di questa realtà, che pure è ancora una provincia molto produttiva, ma la qualità del lavoro non è indifferente. Noi abbiamo in questa provincia ad esempio 8.000 somministrati nel solo mese di dicembre, 5.000 lavoratori che sono a intermittenza. Abbiamo un precariato diffuso, ma soprattutto ogni 10 contratti che si mettono su, 8 sono a tempo determinato e addirittura 4 hanno una valenza di meno di un mese. Quindi è vero che parliamo di occupazione, ma quale occupazione? E quando noi parliamo dei giovani, che dobbiamo investire sui giovani e farli rimanere in questa terra, non è secondario se i giovani hanno un futuro e una retribuzione adeguata o se invece gli offriamo solo il precariato a vita. Quindi noi oggi siamo per cominciare a ragionare di questi temi, ma soprattutto per arrivare anche a condividere un percorso, un protocollo sulla legalità da sottoporre anche a livello di prefettura e un metodo di lavoro futuro che ci condivide un po' tutti in una cabina di regia, perché il tema della buona occupazione per le imprese e per i lavoratori riguarda tutti. L'autonomia differenziata, quella proposta, perché non dimentichiamoci che un pezzo di autonomia già c'è oggi, ma non a caso già oggi ci sono grossi problemi sulla sanità, grossi problemi sui trasporti, sempre più riduzione anche dei plessi scolastici, figuriamoci quell'autonomia che vogliono proporre. Quindi l'autonomia è la definitiva prova che praticamente queste regioni del sud sono destinate a scomparire sulla qualità e sull'eccellenza. Pensiamo a un sistema sanitario che già oggi non è in grado di garantire le prestazioni minime, figuriamoci domani. Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti, ma anche sindaco di Vasto, dunque una provincia che ha un PIL molto importante per la regione. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza? Infrastrutture, digitalizzazione, sicurezza, permanenza dei tribunali e delle procure, agenda rifiuti, è inconcepibile andare a portare i fanghi industriali fuori regione, sanità. E poi acque bianche, risorsa idrica, fogne per consentire il giusto turismo. I punti di forza sono i fondi FSC che vanno rinegoziati, i fondi PNRR, i fondi governativi. Diciamo come politica, come sindacati, come associazioni di investire in questi settori, in questi punti chiave. I punti di debolezza, le minacce sono l'autonomia differenziata che rischia di sottrarre risorse e creare disuguaglianze.